Benvenuti al giorno numero 8 del calendario dell'Avvento, cioè già 8 giorni sono passati, ragazzi. Mamma mia, troppo in fretta passa il tempo. Siamo al giorno 8 del calendario dell'Avvento di Look Fantastic, un bel chiudetto pesante, pomposo. Un trattamento super intensivo per i capelli, 5 in 1. E vediamo qua nel calendario number 8. Ma che belli che sono! C'è un bel micetto. Oddio, oddio, è stupendo, è stupendo. È un bel cagnolino, no vabbè. Bellissimo. Ora con papà che si sta per addormentare, che c'ha sonno e questo tempo fa venire sonno, che sta al computer, proviamo il prodotto nuovo della Fitline in edizione limitata ACT, che è tipo un activize da energia, ma è caldo e sa di cannella. Adesso lo testiamo. Che buon profumo, sa un po' di arancia e un po' di cannella proprio. Allora papà, un misurino. Misurino 3 volte al giorno, uno poi vede come regolarsi, io ne prendo 2, va? Che ho bisogno di energia. E poi si mescola. Che profumino. E voilà. Ecco, infatti vedete qua un... e qua 2 un po' più strong. Si presenta bene, per fare una pausa pomeridiana. ACT, eccolo qua. Cin cin, passa il tempo, eh. Sa anche un po' di limone. Cosa c'è secondo te? La cannella? Sicuro. Non lo so. Limone, sì, arancia, sì. E un po' di limone anche. Poi tutte le vitamine del gruppo B. La biotina, diciamo che è un activize caldo, è molto buono. Dove sta la signorina Vitina Nina? Dove sta? Fa vedere dove sta? Fammi passare. Al contrario, fammi no? Pensare. Sì. Ah! Non al massimo. Guarda dove si è messa. È vicino al termosifone. Ciao. Ciao. Cosa ha fatto mamma, la signorina Vitina? Sì, è un sole che spacca le pietre. Andiamo al mare a prendere il sole, Vitina. Ciao! È innamorata di questa cuccia, eh? Mamma mia, mi piace. Fa la timida, sta vicino al termosifone. Guarda la Nissi, che ruffiana. E guarda com'è invadente la Nissi. Eccola, si è alzata. Prendi le braccia, eccola lì, girati papà, facciamola vedere, eccoli, questa gli piace stare in braccio, eh. E qua la signorina Vitina con mamma, oh, cos'è tutta sta confidenza, sei una traditrice, però, ieri stavi a fare la ruffiana con me, adesso si va a fare un giretto, andiamo, Ninina. Buonasera ragazzi, sono davanti Scampoli, i miei negozi preferiti, oltre a quelli di Beauty, e andiamo a vedere che cosa c'è dentro, qualche stoffa interessante. C'è da impazzire, beh, per me che sono appassionata, c'è da impazzire, c'è di tutto di più, ho trovato già delle belle stoffe, molto interessanti. Eccomi qui, ho preso delle cose bellissime, poi vi mostrerò ragazzi, guardate. Lì è il negozio di stoffe, papà, sbrigati, è venuto dentro, smuoviti, sennò me ne vado via, tutto di corsa ho dovuto fare, però le ho trovate le stoffe. Guardate che c'è qua, Claire's, adesso andiamo a fare un giro, la Nissi e la Nina e papà. E questo cerchietto qua con le... i regalini. Anche a me fanno così ogni tanto. Devi tenere quello alto, altrimenti. Che carini. Questo qua ce l'ho anche io. Fa vedere? Devi alzare le gambe, papà, metti giù il coso. Come faccio? Abbassa il coso. No, non si può. Non si può. No, tieni allora. Peccato per terra.
tanti orecchini, tante cose carine. Questi mi piacciono. Abbiamo preso, allora, c'era da Claire's 3 e poi 3 gratis, ma cioè pagavo le cose più care e poi c'erano delle cosine piccole, allora non mi è convenuto, ho preso solo quello che mi piaceva e basta, giusto? Papà mi ha regalato una bella ring light con lo specchio e porta oggetti, mai vista così, troppo bella, poi ve la faccio vedere. Vabbè, sera, siamo tornati a casa, abbiamo detto che siamo andati al centro commerciale a fare un giretto con le pupette e eccolo qua, questo qui, la ring light, guardate che bello che è, col porta oggetti, lo specchio dentro alla luce e quel ragazzo quando l'ha riposto non riusciva a ricompattarlo tutto, però adesso con papà ci stiamo riuscendo, sei riuscito? Devi abbassarlo un pochettino per provare, non riusciva a rimetterlo tutto qua dentro, un pezzo l'ha lasciato esternamente, però ho visto che adesso stiamo riuscendo a sistemarlo, che se uno lo vuole mettere in valigia in una borsa ci si riesce. Da Claire's ho preso questi orecchini qua, vedete, e poi queste palline che però servono le batterie, quelle lucette, quelle qua, eccole, poi le vedrò a casa. Eccolo, ci siamo riusciti, tutto compatto, adesso vi faccio vedere aperto, mo adesso lo rimontiamo, però c'è stato tutto dentro, ed è comodo, lo metti dentro la valigia o una borsetta o anche in un beauty grandi e ci sta tutto. Eccolo, vedete, si è aperto, qua c'è il coso, adesso lo attacco alla spina e qui ecco, c'è un porta beauty, qui ci si mette il telefonino. Così va messo. Sì, qua adesso è illuminato, ha diverse luci, vediamo. Carino, eh? Qui c'è un po' più calda la luce, un po' più bassa. Proprio carino. Ora, adesso vi faccio vedere qualche stoffa, volete vederla? E, volevo dire anche che i Vlogmas stanno in, cioè li ho girati tutti i giorni. 6, 7, 8, quindi devo caricare questi qui, quando vedrete questo sono stati già tutti caricati e devo scrivere un articolo su Walt Disneyland e Walt Disney, che è un uomo in carne e ossa, non c'è più, che compie 120 anni, il 5 di dicembre ha compiuto e quindi niente, ho scritto un articolo per l'anniversario e comunque sono cose interessanti e niente, adesso vi faccio vedere qualche stoffa, non tutte, guardate quante stoffe, tante, eh? Allora, c'è questa qui rossa, pazzesca, guardate tutta glitterata. Beh, ah, dove tanto non c'era niente. E, guardate questa qui, tutta laminata dorata, è bellissima. E devo fare il corpetto con questa stoffa di velutino beige, si vede, sì, si vede. Poi vabbè, non è che ho preso di tutte le stoffe un metro, a seconda di quello che mi serviva, ovviamente. Poi ce n'è una stupenda, ma ve la faccio vedere, un po' di riservatezza. Poi ci ho preso due stoffettine carine di Natale. Una rossa normale, molto bella natalizia, e una così, qualche tovaglietta da fare. E poi ho preso un velutino di questo colore così proprio caldo natalizio, guardate che bello, tipo un burgundy rosso, bello, penso che vi piace anche a voi. E poi ci sono altre cose laminate, però non vi posso far vedere, no, veramente stupendo, stupendo. Questo cambia colore, non si vede, no, le stoffe. Adesso ogni giorno devo fare un qualcosa da cucire, assolutamente. Cerco di liberarmi un po' dagli altri impegni, ci riuscirò. Chi lo sa? Io sono rimasta scioccata oggi che da Claire's, sapete che il sacchetto mi hanno dato? Mi sembra quello della spazzatura, cioè non abbiamo più sacchetti, ma si può dare a un cliente, comunque ho speso 20 euro, un sacchetto dell'immondizia, cioè non lo so, vabbè. Nell'immondizia, e sono i sacchetti dell'immondizia, ragazzi, quelli da casa, queste, cosa vuoi che sia? Cioè, vabbè, 20 euro,
insomma, dai un sacchetto, fai con della carta la pacchi, fai un pacchettino, cioè una schifezza del genere, vabbè. Questi, vabbè, la busta questa qui della GS Scampoli ci sta perché c'è tanta roba dentro. Non vi ho fatto vedere tutto perché insomma un po' di suspense ci vuole. Adesso vi faccio vedere i pelosetti che stanno, le pelosette che stanno dormendo. La Nina si sta ambientando nella casa nuova, domani si riparte, si va a casa e la Nina rimane qua, però vabbè, tanto poi ci rivedremo presto. Comunque oggi si è già fatto amicizia con mia mamma e mio papà, sono andati a fare un giretto, mia mamma gli ha dato da mangiare, adesso stasera dorme con me ancora nel letto, me la voglio tenere ancora, quando ci sono io dorme con me qua, assolutamente, ma lei deve essere, cioè deve stare un po' qua quando ci sono io, poi deve andare su quando non ci sono io, deve stare con loro, poi quando ritorno sta con me, cioè deve essere mansueta, anche se vi dico che oggi pensavo tanto a Kiki, mi mancava, infatti papà ci fa, era un cagnolino gioioso, allegro, un po' birichino, e lei più tranquilla, è un amore anche lei, però è logico che il cagnolino che è morto ce lo dobbiamo sempre ricordare e rimarrà sempre nei nostri cuori, come anche gli altri pelosetti che sono morti prima, la Thea, la Bea, la gattina loro e tutti gli altri miei. Purtroppo quando muore un animale è una tragedia, ragazzi, come vabbè, come muore le persone, fanno parte della nostra vita, dovrebbero vivere molto di più rispetto a noi. Io quello che posso fare, come voi che siete amanti degli animali, lo fate per i pelosetti, e quindi incrociamo le dita che vivano al più lungo possibile, almeno che stiano bene e che vengano trattati tutti bene. Noi li trattiamo bene, però non tutti sono così. Adesso vi mostro i pelosetti e poi vi mostrerò anche cosa mangerò per cena. Un bacione, ciao. Quante pelosette? 1, 2, 3, 4 e 5, tutte vicino al termosifone, eh? Tutte cagnette molto fortunate. Pita ha fregato il posto alla Nina, che questa è la sua cuccia. La maltesa sta qui, c'è tutta la schiena qua, è tutta bella calda. Voglio essere una di voi che sta qua a dormire qua vicino al calduccio. Eccoci qua, buon appetito a me, verdure lesse, un po' di sottaceti, pizzette, focaccia. Non credo di mangiare tutto, spizzicherò.